Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo terzo episodio della Road to Ranked. Oggi siamo in compagnia di... Akis the Power! Samugen! Incredibile, vedete il team sulla destra in party? Ecco, il nostro Samugen ci spiegherà com'è composto e perché è composto così. Ok, rapido, come vedete... rapido! Come vedete ci sono Rayquaza, Smeargle, Crobat, Cresselia, Ferroturn e Kyogre. Ok. Finito, no, Scantato, guardatelo in azione. Ma è andato in azione. Sì, sì, meglio che lo guardate in azione perché, cioè, è inspiegabile. Ieri ha vinto la Premier a Pesaro, sto team. Esatto, beh. Spaventoso, io dico solo questo. Oltretutto, dopo la live di ieri sera siamo a 1590, quindi... Tipo top... Ismael dalla Spagna, Xerneas Modest, punto interrogativo. Ah, vuol dire che lui ce l'ha timido. No, non ce l'ha. Che basta. Ha un solo leggendario, non gioca due. Vabbè, avrà, poverino, magari soft resetta lui. Togekiss, Kangaskhan. No, un leggendario da Visi 2016. Kangaskhan è un leggendario, del Visi 2015, ma... Allora, qua io li darei tipo Cress Crobat. Anche Cress Kyogre. Cos'è Cress Crobat? Perché Cress Crobat poi? In effetti sì. Perché vai da Tailwind e poi setti Tricroom. Vabbè. Esatto. Era per fare Kickard. Per confonderlo. Poi porterei Quaza. Perché c'è Groudon. E quindi... fa big danni. E poi... Ferroturn qua non lo vedo di grande aiuto. Magari Smeargle. Che dice? Può starci Smeargle. Sei d'accordo con me? Vada capitano. Dai, andiamo. Andiamo così, dai. Aiuto. Comunque il suo team Aegis Slash mi sembra fisico. Si gioca più fisico ormai, no? Magari questo è uno che viene dal 15, se la speciale ancora, quindi non lo so, hai bassa ladder, può succedere di tutto. Sì, sì, in effetti è 1500, però più che altro sono preoccupato degli Swagger. Sì. Questa è l'unica cosa di cui sono preoccupato di questo team. Perché la redirection non è un problema perché ho water spout, quindi... Boom, giù. Però... Poi skill swap se ti mette Grodo. Appunto. Quindi, vediamo. Ciao Ismael. Tanto la musica 17. Sotto. Allora, vediamo la sua lead. Allora, io più che altro penso che qua lead di Kangaskhan qualcosa. Probabilmente Kangaskhan Grodon. Penso di... Forse Groudon Talonflame. Groudon Talonflame, perfetto. Se è più veloce è già GG. No, GG no, però. Ok. Sì, sì, è più veloce. È GG. È GG, abbiamo già vinto. Scusa, andate a casa. Ciao. Ve faccio Tricroom Water Spout? O Protect o Tricroom Protect? Fare un tanto ti taunta la Cresselia 100%. Esatto, magari prova il taunt o... Boh, faccio Water Spout. Io nel dubbio. O faccio Muddy Water. Appunto, farei Muddy Water io. Perché se fa... Tanto misso. Se fa una roba di Bird Power Brave Bird, poi tiri lo zampillo più triste della storia. Sì, tanto comunque tira giù comunque Groudon, quindi... E anche Talonflame, che tanto. Cosa faccio, quindi? Magic Coat. E se facessi Magic Coat per il... No, per il Hai la Mendalerba. Ah, in effetti sì. Allora faccio Trick Room. Sì, 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 vai. Trick Room at the Water. Mi fido di voi. Spero non missi. Tanto missa, lo sappiamo già benissimo che missa. Abbiamo fatto la prova prima. Certo che se te le tiri sei coglione. Cioè non è che... anche cacchio. Ma devi partire dal fatto che sai già che missa. E quindi parti dal fatto che missa e mettiti in posizione di vantaggio sul fatto che saprai già che missa. Beh, quello sì. E questo, cioè, punto. Cosa succede se missi, però, cioè, esatto. Non tirartele, non dire che missi per forza. Funziona. Switch a Grodo, vabbè, questa era ovvia. Entra Kanga. Kanga Eiji. Ah, Eiji. Vabbè, muore. Muore no. U-turn, no. No! Dai, entra con Groudon. Bravo, bravo. Vabbè, tanto la Tricroom non è stato lo stesso. Tanto quindi non cambia un cazzo perché il turno dopo fai skill swap, quindi. Esatto. Bravo, però, bella, bella, mi è piaciuta. GG. No, ma ti fa White Guard. E vabbè, che se ne frega. White Guard soprattutto. Ecco perché dobbiamo giocare Scald. Maledizione! Possiamo... Bella play, però. Bella o entri con Rayquaza. E ho capito, poi? Entri con Rayquaza e fai Muddy Water al posto di usare Cress. E ho capito, ma tanto fa White Guard. Ah, giusto, non hai Over It. No.
Killswap su Kyogre? Su Kyogre, sì. Poi, e poi Ice Beam, sì. Però puoi anche tirarlo un Muddy Water a caso. No, tira Water Spout. Sì, Water Spout è meglio, forse. Sì, in questo caso sì, tanto l'ho messo. Cioè, sembra... Protect, ok. Forse non fa Wildguard. Non penso faccia Wildguard, magari al sub. Attacca. Ok, farà Shadow Ball. Shadow Ball su Cress. Lo leggiamo? Sì. Ottimo. Va bene, Skills. Ok. Ciao, Aegislash. Oh, no, sarà Sash probabilmente. Vabbè, però forse. Se ha fatto una cosa così spudorata in Trick Room, secondo me è Sash. Tutta la vita. Se è Sash, li fai Ice Beam comunque, quindi non aveva senso. No. Ah, ok. Ha buttato via praticamente la partita. Talonflame. Fai U-turn di nuovo. Sì, giusto. No, perché non ha senso in Trick Room, esatto. Ah no, allora Kangaskhan è cerca di guadagnare tempo, sì. Qua puoi entrare con... Hai un Intimidate dietro? No, però no. Hai Rayquaza o Smeargle. Quindi... No, io direi di far andare giù Cress, se possiamo. Non va giù, perché lui ti fa fake out e cerca di switchare. Quindi lo slot di Cresselia non lo attacca, o lo usi per guadagnare... Io metterei Smeargle, allora. Sì, Smeargle, perché poi hai fake out il turno dopo, puoi fare Water Spout su... Prote su Kyogre, quindi? O Ice Beam? Addirittura potresti fare... Muddy Water. No, addirittura potresti entrare con Rayquaza. Al posto di Kyogre? Forse. No, è una brutta idea. Secondo me... Perché faresti... No, aspetta, perché entrerebbe con Talonflame. Oh, 7 secondi. Beh, vabbè, fai come vuoi. Protect. Cioè, ti spiego, perché se entravi con Rayquaza, lui, secondo me, switcha Groudon su Talonflame. E poi switcha il turno dopo? Sì, esatto. A quel punto, il turno dopo, avevi Fake Out su Kanga e Dragon Ascent, così prendevi il cappo su quello slot. No, non ha switchato. Ah, ok, allora proprio scemo di suo, perfetto. Ma avrà fatto Fake Out su Kyogre? No, magari su Grass. Però, boh. Perché? Potevo attaccare qua. No, non... Cioè. Kangaskhan fake out su Kyogre. Kyogre, ok. Pressible Blades. Ah, ecco perché. Va bene. O Levitate, perché mi fai Pressible Blades? Per. No, Smeargle c'è? Sì, Smeargle c'è. Qua fake out, Water Spout e. Fake out su Kanga. Moody, attenzione, più velocità sicuramente. No, più special attack. Adesso c'è il drop in velocità. No. Ok, drop inutile, perfetto. Ok, fake out su Kangaskhan. Sì, oppure addirittura. Sì, Muddy Water giusto no. Nel caso abbia... No, giusto nel caso ci sia Speed Tie, metti che... No, che no, fidati. Però, vabbè. No, Water Spout, adesso... Sì, non penso che abbia molta speranza. Adesso è Min Speed e becca presi, Fall Blades. Protect. No, okay. Groudon okay. Protect. Direi che è probabilmente Max Speed. Ok, Fake Out, va giù, Kanga. Addio, sì, Kanga. Kanga, sì. Sì. A meno che non sia tipo Sassi, qualcosa di strano. L'ha retto. Ah no, ma perché non c'è la Rain. Ah, giusto. Però c'ho solo accuracy e meno speed. Oh, calo di speed, grande. Hai follow me? No, però fai ho tipo Wildguard. No, Dark Void. Sono meno. Wait, sono più lento. C'è il drop in speed, eh? Sono drop in speed, appunto. E anche l'accuracy su. Quindi sì, va bene. E ma di Water o Water Spout questo? No, direi ancora Water Spout. Vai. Withdrew Groudon. Perché adesso? Farà Sucker Punch su Kyogre. Sì. Va bene. Tanto muore comunque Talonflame, ha delle difese di merda. No, infatti. Crit. Dark Void. Attenzione! Mi beccherà entrambi? Lamberri Talonflame. Benvenuti nel regno della... Nel regno della Fringe. Nel regno dell'RNG. Ok, va bene. RNGG. Ok, adesso io switcherei Kyogre fuori. Sì. E ancora Dark Void. Potrei anche entrare con Rayquaza. Puoi fare l'eroe a fare una roba tipo Wildguard e Ice Beam. Giusto per... No, entrerei con Rayquaza. Entri con Rayquaza, giusto. Anzi, Kyogre... Muti, attenzione, più speed. No, special defense. Kyogre è ancora Levitate. Sì. Sì. Quindi basta entrare Rayquaza su coso? Su Smeargle. Volevo difendere il 4-0. No, infatti fai bene. Volevo difenderlo. Non fai più punti. Visto che... Se vinci 4-0 non fai più punti. No, non penso che sia lo stesso. Sempre lo stesso, ok. Vabbè, non penso che mi possa far molto male.
Niente. Water Spout o Muddy Water? Vabbè, dai, Muddy Water, giusto per dare soddisfazione a Jen. Vai! Rayquaza lento! Attenzione, vediamo cosa fa. Fire Punch, su cosa? Su Rayquaza? Su Rayquaza. Mamma mia, i danni, mi brucia. come lo tiene, mamma mia. No, missato! No, missato! Ok, Dracomiter. Dracomiter Protect. No, fai Muddy Water. No, Protect. Perché così mi attaccherà Kyogre adesso, con Fire Punch. Ma perché dovrebbe? Perché lo fa, fidati che lo fa. Ma anche se lo facesse, perché? Non lo so, però vabbè. Vai, Delta Stream! Levitate Kyogre. Best meta. Grande Levitate Kyogre. Attenzione! Dragon Claw! Vedi, Olmo. Vedi che ti attaccherà il Quaza, te non mi crei. L'ha retto! Mamma mia, numero uno! No. Beh, guarda quanto gli toglie. Rayquaza alla fine tutto, è tutto. No. Vai a casa. L'ha retto, però Extreme Speed, vabbè, va giù. Però non difendi 4-0. Vabbè, dai. Allora, no, fermo. Protect. Fermo, dobbiamo difendere 4-0. Ah, no, non ce la facciamo. No, non ce la faccio, dai. Sì, proteggi Quaza. Proteggi Quaza e faccio tipo Muddy Water. Spin. No, a questo punto penso che anche Water Spout con un PS lo tiri giù. Va bene, dai, Water Spout. È vero. Vai, difendiamo. Ma questo sta ancora giocando? Perfetta. Pressimo Blades? Perché? Ho doppio Levitate. Perché? Sbigliato così. Vabbè. 4-0, ragazzi. Grandi. Ok, questo team funziona bene. Funziona bene, mi piace parecchio. Bravo, Jen, hai fatto un bel team. Yeah. 4-0. Road to top 4. Cos'è la top 3? Dobbiamo arrivare a fine della stagione. Tanto non arrivi top nessuna parte, tranquillo. Grazie, simpatico. Seconda lotta, dai. Prego. Sempre in party, sempre Smeargle. Quanto odio Smeargle, madonna. Ce l'hai in squadra. Appunto, quanto lo odio. 1603. Road to oltre 1700. Quant'è il terzo in ladder italiana? Non lo so, c'è la vita, mi sa 1700 qualcosa. Let me check. 1730. Occhio che hai beccato il tipo dal Giappone. No, non è lo stesso con Trick Room Mewtwo? No, perfetto, okay. Weavile e Sebolai. Sì, Clefebolai! Sebolai! La threat del Mega Sebolai. Bene, adesso lead di Crobat Smeargle. Le mie lead che non fanno danni. Infatti. Perché Crobat Smeargle? Perché così faccio Dark Void. Scusami, hai ragione. Serve molto fare Dark Void senza danni. Quaza Cress. No, perché poi se mi lead da doppio Fake Out stronzo, non si sa mai. Infatti. No, metti come prima. Cresselia Kyogre? Eia, proprio sardo, eh? Sì. Io porterei di nuovo Smeargle. Ah, però aspetta, lui c'ha Mongus. Metti ferro. E qua. Sì, dai, va bene. Mi convince. Più che altro qua... 4 la chiave, porto sempre. La chiave sarà qua tirar giù Xerneas, probabilmente. Yep. Perché poi alla fine abbiamo abbastanza vita facile con tutto il resto, a meno di non buttarci via Ferrothorn per gestire la Mongus. Tutto lì. Poi per il resto penso che sia una battaglia abbastanza standard. Insomma, chiave Kanga va giù con un Water Spout, se riusciamo a proteggere bene. È ammalato in campo con Sableye e... Ok, va bene, vediamo adesso qua la Spitai. Questo è un Gravity Precipice Blaze. Non è un problema. Che cazzo ho detto? Un Precipice Blaze? Sì. Da lui? No, ok, sono più veloce io però. Le spade del precipizio. Del prepuzio. Va bene, e io cosa farei qua, sinceramente? Non farei Trick Room però. Perché no? Perché dietro probabilmente ha Mongus e Kangaskhan. Vedendo... O Xerneas e Kangaskhan. Uno dei due. Ma sicuramente cosa fa? Fa Fake Out e qualcosa. Qua. No?
Gravity fa... può no. darsi che faccia anche Gravity Piblets, eh? Ma perché? Perché può essere un babbo di minchia, che ne sa. Se no farei... impara robe tipo il skill swap, così. No, però no, se no lo userebbero tutti, perché ha Prankster. C'hai ragione. Io qua farei sinceramente Terrible Muddy Water. Male che vada mi fai carta uno dei due. Sì, quello sì. E male che vada tiro giù tutto. Tanto o è Sash o è Mental Herb. Probabilmente Mental Herb quel sabato. No, comunque sono d'accordo, sì. Però io andrei qua Fake Out su Cress. No, su Kyogre. Mi lascio settare Beyblades, giusto. Probabilmente adesso. Boh, non ho capito. Madonna, che danni. Va bene. Perché probabilmente il turno dopo ti fa un foul play. Boh. Sì, ma dovrei reggerlo. Sono 0-0 attacco apposta. Hai guardato se sei prima flinzato tu o se... Cosa? Perché penso che sia min speed su Groudon. No, ho flinciato dopo io. Ah, flinciato dopo, perfetto. Sì, ho flinciato dopo. Allora sì. Puoi io farei... Boh, o skin swap con... su... Sablai. Aspetta. Ice Beam su Groudon? Perché? Ice Beam su Groudon più... Perché lo switcha? Ma su chi? Ma di Water, sì. Non so, forse... può darsi anche che... protegge. Protegge e faccia foul play. Esatto. Io nel dubbio che io farei skill swap su... Io nel dubbio innarrerei Quazza. Perché? Così a caso. Oh, ok, ho finito il tempo. Merda. Me ne sono accorto adesso. Infatti... Fra foul play? Sì. Ma più veloce? Se innavirai Quazza qua potevi fare Draco Meteor su. Ho retto oltretutto. Skill swap l'ha fatto. Non ci credo. Ma perché? Non lo so perché l'ha fatto. Però mi sono preso skill swap. Mi sono preso Prankster, che va bene. Sì, ma Water Spout non... No. Cioè non ti serve comunque. Poi per bah. Quanto gli ha tolto. Bello. Ok. Qua siamo fottuti perché adesso ci fa foul play. Si doveva minare Rayquaza. E adesso proteggo Kyogre e metto Rayquaza. Sì, sì. Sei sempre nella situazione un po' di merda di prima, ma sì. Meglio così. Perché no, perché dovevi farlo sulla protezione, perché adesso Piblets sempre lo stesso problema di prima. Vediamo, dai. Sì. Non mi sono accorto del timer. Hai fatto una puttanata. Vediamo. Protect, ok, penso che faccia di nuovo foul play. Oh. Se la fa di là foul play è tipo Gesù. Roll play. Che culo che abbiamo innato Rayquaza. No, ok, sì, abbiamo fatto bene. Infatti... Sì, però non cambia molto. Precipice Blades, ok, va bene. Okay, adesso penso faccia Gravity Precipice Blades. Adesso puoi fare Draco Meteor e Muddy Water. Ma lui è più veloce a fare foul play. Appunto. Vabbè. Ti shotta Kyogre. E non si aspetta che tu faccia il KO con Rayquaza. Quindi penso che. Boh, vediamo, dai. Però schizzuopargli via Prankster è stato buono, secondo me. Non è successo un cazzo, perché no, comunque appunto, era il più lento. Lo so. Però non si sa mai. Dovevi darmi retta. Foul play su. Ok, su Kyogre. Su Kyogre, sì. Okay. Adesso devi sperare di prendere KO. Beccato di essere più lento. Ok. Crit. Attenzione. Sì, KO. No! Con quanta vita? Che gufata! No! Missa! Rock Slide! Ah, perché? Faceva più danni Piblets. No, non può farlo. No, a parte quello, faceva comunque più danni con spade telluriche. Ferroton? Sotto gravità. Sì. Ma mi brucia? Non ha... Ah, sì. Però puoi mettergli semini. Aspetta. Mettigli semini. Va bene, dai. Gli fai danni con i semini. Secondo me qua Groudon protegge. Non penso neanche abbia Will-O-Wisp. Perché aspetta, foul play, roll play. Fake out te l'ha fatto? Ha Gravity? Boh, non lo sappiamo. Ha fatto foul play e roll play. E fake out. Fake out. Probabilmente Gravity. L'ultima Gravity che mi sembra che abbia anche messo. No, non l'ha messa. Okay. Vabbè, comunque non penso abbia Will-O-Wisp. Boh, io nel dubbio farei qua... Extreme Speed. Io farei Extreme Speed su Groudon e Lich Seed. Va bene.
Va bene, mi convince la cosa. Protek su Groudon. Era Bene. abbastanza ovvia Ah, questa. cazzo, qua fa foul play. Vediamo. Puttana maglia. Se è su Rayquaza toglie un sacco di danni. Un sacco di danni. Foul play su. Su Quaza. Ok. Minchia, 2 di vita! Madonna. Minchia. Muzun. Ok, adesso switcha probabilmente quel Groudon. Dimensioni normali. Quindi Sì. se predicti il switch puoi fare Dragon Ascent. Beh, io penso che possa anche fare. Potrebbe anche essere Quash l'ultima, per quanto ne sappiamo, Sì, ma anche Sakuash non ha più Foul Play a Desolate Land. eh. Vabbè, mi fa. Mi può fare tipo mossa di fuoco e tirarmi giù Ferrothorn, Sì, quello sì. Quindi io andrei tipo Dragon Ascent. Ma sei più lento, dico Groudon, ed è finita la Lo Trick Room. so, Quindi ma io penso che switchi. se switchi gli fai Dragon Ascent, se predicti che resti in campo gli fai Extreme Speed. Perché mancano 10, eh. Vabbè. Ascent perché ha visto che ho fatto Extreme Speed, dai. Ci giochiamo la E partita. Power Whip. Power Whip su Sableye. Ha switchato. Ha switchiato. Te l'avevo Chi hai detto. dietro Bravo. Grasselia? Sì. Sì, Kangaskhan, ok. Ok, La lo manda butta giù. giù, lo butta giù. Sì, normale sì. Ma anche Mega ho visto. Hai visto la predict? Boom! Adesso fa foul play, spero, quella roba là. Se Foul play Power Whip dovrebbe buttarlo giù, no? fa foul play suo, più il Power Whip. Ma io Sì. spero che non lo butti giù in No, realtà, perché c'è ti semini. dico. Ah, sì. Magari missiamo. Foul play. Vediamo un po'. Ok, Iron Barbie. Madonna, i danni. Beh, qua mi sembra abbastanza ovvia poi il suo switch dentro. No, va giù, va giù, va giù. Ok, questo è Groudon più l'ultimo che gli rimane. Cernias, probabile. Ok, il Sì. problema è Protect Trick Room. Protect Trick Room, decisamente. E E poi. poi devi fare Gyro Ball su Groudon e sperare di poter tenere l'altro. No, è Weavile. Ah, è Weavile, perfetto. Weavile. Se ha Feint abbiamo. Ah, fake out più che altro. Sì. Ah. Allora. Doppio Protect su Ferrothorn mi sembra l'unico modo per vincerla. Oh, aspetta. Puoi fare Gyro Ball su Groudon. Se fa tipo una roba come Knockoff e Perché dovrebbe far knockoff? perché fa Knockoff per il doppio target su Cressus sperando nel KO. Una roba tipo Knockoff e lanciafiamme o fare punch. E perché non fare fake out su Cress più mossa di fuoco su Ferrothorn? Perché è Perché stupido? protegge. No. Esatto. Perché qua dai per scontato che li protegge con Ferrothorn. E ho capito, ma tanto comunque ho perso in ogni caso. Ma Quindi io. io sinceramente farei tipo Gyro Ball su Groudon E Trick Room. e Trick Room. Vabbè, oh. Se la perdiamo, date la colpa a me. Fake out su Cress. Sì, Te su l'avevo detto. Fire Punch su Gold. Io te Cress. l'ho detta, te l'ho Ma chiamata. perché? Ma è stupido. Ma che cazzo? Vabbè, va giù. Attenzione. Va giù Perché? lui prima. Attenzione. Devo proteggere qua. E far Trick Room il turno dopo. Così almeno avevo tipo qualcosa. Adesso cosa posso fare, Ma sinceramente? perché anche se proteggevi qua, comunque ti faccio. Vabbè, Cioè, qui dopo per cosa. la doppia. Icicle Crash immagino che faccia lui. Adesso lo frizzo anche se Spam non posso. Knockoff. Spam Knockoff No. fino alla morte. Io faccio Moonlight. Anche se non ce l'ho. Non vale più. Adesso avevi la Key Berry. Potevamo vincere. No, guarda quanto ti toglie poco. Abbu. Vabbè, è stato bello. GG. Forfetto anche perché non ho tempo di star qua a perdere tempo. Va bene ragazzi, allora questo episodio finisce qua. Il team di Samugen è buono, ma chi dà consigli di merda? Ma che cazzo dici? Sono Questa loro. è la Sono morale del. i giapponesi 1500 che non sanno giocare. Sì, dicono Che tutti così. sculano. Esatto. Sculano, axano. Overpredict. Comunque, ragazzi, se questo video vi è piaciuto come al solito, lasciate un bel mi piace al video. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio della Road to Ranked in compagnia dei soliti tre. Ciao Esatto. ragazzi. Ciao signori. Ciao, bella.